Ciao ragazzi, in questo video mi imbuco all'MIT, anche chiamato il Massachusetts Institute of Technology. Impossibile da pronunciare, quindi datemi un premio solo per questo inizio di video. È forse l'ateneo con la più importante e famosa facoltà di ingegneria al mondo, un politecnico di Torino o di Milano con gli steroidi, da cui sono uscite tantissime aziende importanti come Boeing, Gillette, Bose, più di recente Boston Dynamics e tante altre, come al solito tanti ricconi, tante persone famose, esattamente come ho raccontato nello scorso video girato ad Harvard, stesso discorso. Infatti è un'università privata che si trova nella zona di Cambridge, a pochi metri dalla sede di Harvard, infatti. Cambridge, zona geografica negli Stati Uniti, New England, non Cambridge nel Regno Unito, che è un'altra cosa, mi avete corretto nello scorso video. In questo video mi imbuco grazie a un dottorando che si chiama Mario Draghi. Scherzo, però Mario Draghi ha effettivamente fatto il dottorato all'MIT, molto interessante. In questo video intervisto Luca, che mi racconta la sua vita da ricercatore all'MIT e mi fa fare anche un giro per la struttura. Era il mio ultimo giorno a Boston, per cui mi sono premiato con una colazione da Dunkin' Donuts e poi, preso Uber, sono andato al campus, dove Luca mi ha accolto e mi ha portato nel laboratorio, dove era da solo perché era domenica, e stampava cuori in 3D. Luca, siamo nel building 25 dell'MIT. Quanti ce ne stanno nel building? È una sorta di cittadina, ci sono un sacco di building diversi. Sì, credo ce ne siano almeno una trentina in ordine sparso, però credo che il numero dipende da quando sia stato costruito. Il laboratorio è di... Dove siamo? In E25, uno dei building dell'MIT. In questo modo particolare facciamo un sacco di ricerca in ambito medico. La maggior parte dei laboratori qua sono più o meno di bioingegneria o di ingegneria meccanica applicata. E in questo laboratorio di che ti occupi? Sviluppo tecnologie di soft robotics, quindi robotica con parti assolutamente morbide, principalmente per migliorare la funzione cardiaca di pazienti con malattie cardiovascolari. Altre applicazioni riguardano insufficienza respiratoria e anche problemi di malattie meccaniche del cervello. E dicevi che domani passa la CNN a fare un articolo. Sì, domani viene la CNN per guardare al mio sistema, che è principalmente un modo di ricreare l'anatomia e fisiologia del paziente in maniera specifica a seguito di varie patologie. Da quant'è che sei qua all'MIT? Sono arrivato nell'agosto 2019, pre-pandemia. Sono stato 6 mesi più o meno tranquillo prima del lockdown. Cavolo, quindi è tanto comunque che sei qua. Sì, 3 anni e mezzo. Finirò ufficialmente a settembre. E l'obbligo che farai? Comincio un postdoc a Stanford. A Stanford? Mm-hmm. Vabbè, quindi dall'altro lato, sì, 6 ore di volo. E come funziona un dottorato? Perché tipo io non neanche la laurea triennale, quindi Ok. Ha fatto bene, bravo. Io faccio parte di un programma che in realtà è condiviso tra Harvard e l'MIT. Ok, quindi vai anche ad Harvard ogni tanto? Quando dovevo fare lezione, insomma, ho fatto lezione di medicina ad Harvard, lezione di ingegneria qua all'MIT. Andavi anche a lezione, quindi? Sì, all'Harvard Medical School con gli altri ragazzi che fanno medicina ad Harvard. Mentre qua all'MIT, nel mio programma specifico, ho dovuto scegliere un'area di concentrazione, nel caso mio ingegneria meccanica, e poi faccio ricerca. Avrei potuto fare ricerca anche ad Harvard, però io la faccio qua all'MIT. Perché funziona che tu prendi la laurea, poi la specialistica, sì, dopo che puoi decidere di fare ricerca, che è il doc. Così, esatto, funziona. Quando inizi a fare ricerca non sei tu a pagare, ma vieni pagato, giusto? Sì. Ok, questo è interessante perché se uno dice sono stato preso da Harvard, da un lato dice fighissimo, dall'altro dice ok, devo spendere 70.000 euro. Nel tuo caso è diverso. No, nel mio caso è diverso. Io tra l'altro ho fatto il master in Scozia, a Glasgow, che prima della Brexit era assolutamente gratuito. Poi ho fatto io un anno all'estero a Singapore. Bellissima Singapore. Assolutamente. E poi la tesi di master a Cambridge, in Inghilterra. E poi sono venuto qua a fare il dottorato. Quindi costo zero, questo è il senso? Sì, per il dottorato sì. Per il dottorato costo zero, anzi non so come siano qua gli stipendi, ma riesci comunque a... Sì, no, lo stipendio di un dottorando facciamo credo sui 55.000 l'anno. Lordi. Sì. Per questo che nello scorso video parlavo di uno stipendio da manager, poi nello screen abbiamo messo 40.000 euro, ma io mi riferivo a quello, per questo mi avete corretto. Come sappiamo a Boston la vita costa di più, lui riesce a risparmiare abbastanza sull'affitto pagando solamente $1000 al mese, che è col meno di quello che io pago a Milano, ma immagino che comunque tutte le spese siano alte. Ricapitolando, quindi la sua vita da ricercatore è abbastanza intensa, passa tutto il tempo a studiare, ricercare, stampare e pubblicare i suoi paper. Molto presto finirà il dottorato e inizierà il suo post-dottorato a Stanford. Dopodiché le vie sono varie. Può iniziare a fare il professore universitario, può fare il consulente per le altre aziende, può iniziare il proprio progetto imprenditoriale, magari sfruttando i brevetti, le conoscenze che ha acquisito, fare tutte queste tre cose insieme. Qual è la tua routine qua? Aiuto. È una domenica mattina, non c'è nessuno. Domenica mattina non c'è nessuno, io sono il disperato di turno. Cioè sarei venuto qua anche se non fossi venuto tu, per prepararmi per la CNN domani. Poi devo mandare una stampa 3D di questa, così ce la facciamo alla CNN, e poi devo fare la scansione. Perché voi devi stampare 3D? Sì, dopo te la faccio vedere. Sì, la notizia è che la stampiamo 3D, che in realtà è una cosa che era già stata fatta. È la buzzword, no? Esatto. È stampato 3D. Però la cosa figa in realtà è il sistema robotico, okay, che va attorno e che è assolutamente specifico per ogni paziente. La mia routine dipende. Principalmente vengo qua al laboratorio per sviluppare appunto questi dispositivi robotici, per testarli e per fare esperimenti. Molto pratico, sì. C'è anche ovviamente una componente di scrittura. Hai pubblicato un po' di paper? Sì, parecchi. Figo. Sì, se no non potevo andarmene a Stanford. È già
Hai fatto già un'esperienza in azienda? Sì, ero a Minneapolis con Abbott. Io ero nel ramo, diciamo, di cardiovascolare. Ho sviluppato delle valvole simili a questa. Spacca. Ovviamente non ti posso vedere quella dei competitors, però... Che però andavano sul mercato. Sì, sì, queste vanno sul mercato. Ma... per pazienti con malattie. Qua in realtà è nel laboratorio, ricreo queste malattie, mentre in azienda, diciamo, le ho curate. O meglio, le ho provate. Le ricrei qua perché ti serve un modello su cui lavorare. Esatto, assolutamente sì. A noi, alle aziende e anche agli ospedali. Un profilo come il tuo però in azienda sarebbe mega richiesto, immagino, no? Sì, diciamo che il programma che faccio qua all'MIT è abbastanza piccolo, siamo 20 ogni anno. E questo era quello che volevi fare? Da sempre. Diciamo che hai raggiunto questo tuo sogno, adesso qual è il prossimo step? Bella domanda. Ogni tanto dico, ah, ho vissuto 10 anni della mia vita volendo venire qua, ma adesso qua. Non lo so. Come sarà l'application? Servono voti stellari durante la triennale magistrale. Tu hai lavorato con 110? Vabbè, in Scozia diciamo l'equivalente, sì. Però principalmente servono, cioè, esperienze lavorative di ricerca, articoli pubblicati. Quindi avevi già pubblicato prima di venire qua? Sì, quando ero a Singapore avevo pubblicato un articolo. Singapore. E poi sì, lettere di raccomandazione. Qual è la percentuale di dottorandi che vengono qua? Credo che nel mio programma specifico ci siano più o meno 500 domande e poi 20 vengono prese. Come mai l'ambito soft robotics, ingegneria medica? Soft robotics in realtà ci sono capitato. Io sono voluto fare cose di biomeccanica e il mio prof di biomeccanica a Singapore aveva un lab di soft robotics e quindi gli avevo chiesto se potevo visitare il suo lab e poi lui voleva che io facessi qualcosa, poi ho sbagliato a fare quella cosa, me ne è venuta un'altra che era più figa, l'abbiamo pubblicata. Ricerca pura, sì. Hai descritto come che si chiama, la serendipità. La serendipità, più o meno, perché è stato letteralmente un errore di una stampa 3D che stavo facendo. Cazzo, fighissimo. Sì. Una delle cose più importanti che c'è all'MIT è il wifi, un wifi pubblico a cui chiaramente mi sono connesso con la VPN, NordVPN, che aiuta questo canale sempre a crescere e a portare i propri contenuti. È un mio partner da ormai svariati anni. Bene, grazie a NordVPN, dato che voi non siete dottorandi all'MIT e non dovete studiare anche quest'estate, potete prendervi una pausa, potete farvi una vacanza e per controllare i prezzi delle vostre vacanze vi conviene attivare NordVPN. Come mai? Volete farvi una vacanza negli Stati Uniti o in Giappone? Andate su Airbnb prima, localizzandovi dall'Italia e poi localizzandovi nel luogo dove volete andare. Vi accorgerete che potrebbe esserci, in alcuni casi, un cambio di prezzo. Vale la pena sempre controllare. Come mai? Alcune volte sono le policy dell'azienda, alcune volte sono questioni di marketing, un cambio valuta che non è perfettamente coerente con quello della vostra carta, tutta una serie di cose. Ma nel caso non dovesse andare, è soddisfatti o rimborsati. Col link che trovate in descrizione, infatti, trovate la migliore offerta in assoluto e per i primi 30 giorni siete soddisfatti o rimborsati. Come sappiamo, NordVPN è anche utile per proteggersi online quando ci si connette a wifi pubblici. Se si vive all'estero è utile anche per vedere il catalogo dei film o i programmi che ci sono in altri paesi come l'Italia e viceversa. In generale è utilizzabile tutte le volte che si trova utile localizzarsi in altri posti nel mondo. Bene, torniamo alla MIT. Com'è la vita sociale di un dottorando qua? Beh, non è terribile, dai. Con quella cicatrice là l'impressione è che tu sia un ricercatore pazzo. Sì, faccio ingegneria biomedica, ieri mi sono installato un chip. Esatto, un chip. Vita sociale, beh, con gli altri ricercatori. No, vita sociale, dai. Comunque siamo tutti ingegneri un po' awkward, quindi ci capiamo tra di noi. Certo. Poi vabbè, ci sono un sacco di italiani, c'è l'associazione italiana dell'MIT che si chiama Meetly. Come cazzo si stacca sta roba? Poi questa devo staccarla? Non decidere di tornare a Catania prima o poi? Ma non penso. Comunque c'è una quantità di siciliani che io incontro all'estero che fanno cose molto più alta dei siciliani che incontro in Italia, cioè è pazzesca questa cosa. Eh sì, perché tu considera, quando me ne sono andato in Scozia, dicevo, vabbè, ingegneria biomedica a Catania non c'è, me ne vado a Milano o me ne vado da qualche altra parte, e quindi ho detto, vabbè, a questo punto me lo faccio in inglese. E poi comunque penso che i politecnici sempre un po' di tasse ci sono. Ah, perché tu hai pagato zero a gas? Zero, letteralmente zero. Vabbè, per la casa hai speso. Vabbè, però. Sì, ma tanto, cioè, in Scozia, cioè, io tipo pagavo £300, tipo. Cibo com'è qua? Vabbè, cioè, le cose italiane ci sono, le paghi un botto, però ci sono. Non sei a New York, ovviamente. A New York ci sono anche, tipo, un sacco di posti a caso e ti fanno cucina siciliana. Questi tubi cosa sono? Allora, questa è una scatola, diciamo, di controllo di pressione. Diciamo, dal muro abbiamo un sistema di pressione che però non lo puoi controllare. Okay. Quindi c'è questo tubo che lo collega... È il mixer. Praticamente, esatto. Col computer decidi esattamente quanta pressione vuoi, quale intervallo di pressione vuoi, eccetera. Che è esattamente quello che ci serve per controllare il cuore robotico, diciamo. Poi... C'è Arduino? Sì, con Arduino. Qua c'è anche il cassetto magico con tutti i cuori di ogni paziente. Ah, perché voi ricreate i reali pazienti? Sì, sì, prendiamo noi immagini mediche, le convertiamo, le stampiamo e poi, usando la geometria di questo cuore, ricreiamo queste maniche, diciamo, una per il cuore e una per l'aorta, che è il vaso principale. Li colleghiamo appunto a questo sistema pneumatico per farli contrarre come si contrarrebbero nel cuore. Qual è il materiale che viene utilizzato per questi soft robotics? Per la parte robotica, TPU, Thermoplastic Polyurethane, che è principalmente è questo. Questo softwareino l'ha fatto un mio collega. Principalmente puoi decidere quanta pressione far partire da qua alle maniche robotiche. La pressione riproduce il flusso sanguigno. La pressione fa gonfiare queste maniche. Ok, quindi è un'altra cosa, non riproduce il flusso sanguigno. No, però diciamo contraendosi, pompa il cuore e pompando il cuore in realtà si riproduce il flusso sanguigno. Che la patologia problemi dà al paziente?
paziente? Noi ricreiamo l'emodinamica, quindi flusso pressione sanguigna di pazienti con stenosi aortica, la malattia, diciamo, della valvola aortica, che è la valvola principale, diciamo, del cuore. E dunque, quando i pazienti hanno questa malattia, la valvola non si apre come dovrebbe, quindi questo aumenta la pressione nel cuore e alla fine il cuore, diciamo, per compensare cambia un po' forma, eccetera, e poi il paziente sviluppa tipo insufficienza cardiaca e cose del genere. E voi cosa fate per migliorare questa cosa? Sostituite la valvola? I gruppi di ricerca sostituiscono la valvola. Quello che questo sistema fa è ricreare esattamente l'anatomia e funzione del paziente per capire quale valvola funziona meglio per quel paziente specifico, insomma. Per fare chiarezza, lui i cuori che stampa in 3D, come vedete, non sono cuori da sostituire, insomma, il corpo umano, ma servono per esempio capire pazienti particolari quali sono le valvole che si applicano meglio al loro corpo. Per cui, scannerizzando i loro cuori particolari, si possono stampare e poi su di quelli si possono fare vari esperimenti. Molto più comodo che farlo sul cuore reale. Quindi è utile sia per i pazienti, ma anche per esempio per le aziende che studiano, magari creano valvole o cose del genere e vogliono creare delle cose ad hoc. Insomma, una roba molto particolare, ma molto interessante. Io direi proviamo ad azionarlo, vediamo che succede. Oh, non ci dovrebbe essere aria, però vabbè, vediamo. Via. Quindi questa qua è la manica robotica che appunto apre e chiude l'aorta come farebbe. Ma è così grande l'aorta? Allora, questi pazienti hanno l'aorta dilatata, alcuni, a causa del, okay, diciamo, della malattia. Più o meno questa è una dimensione normale, un cuore abbastanza piccolo, questo ha un cuore esagerato con un'aorta più o meno grande. Questa è un'aorta assolutamente gigante, questo è un paziente con una malattia congenita. Le valvole aortiche di solito hanno 3 foglie, in alcuni pazienti 2 sono fuse e quindi ne hanno 2. Questi pazienti di solito sviluppano, diciamo, una aorta gigante. E noi comunque possiamo... Ma sai che pensavo che fosse più grande il cuore? Cioè, il mio cuore più o meno è così? No, allora, questa è soltanto la camera principale del cuore, cioè il ventricolo sinistro, che comunque c'è quello più grande. Però a questo, diciamo, ci deve aggiungere un'altra parte, eccetera, eccetera. Però sì, buona osservazione, bravo. Vediamo esattamente qual è la forma della valvola del paziente e poi, diciamo, disegniamo queste sacchette, boh, per ricreare esattamente quella morfologia. Certo. Ok. Di qua che combinano? Un sacco di roba. Questo sistema, che è uno dei miei preferiti, per il colore principalmente, questo fucsia, che non so, anch'io l'avrei dovuto utilizzare. Quello che vedi qua è un diaframma sintetico fatto sempre con un materiale più o meno plastico, mentre questa roba nera sono dei muscoli artificiali simili a quelli che hai visto prima. Sostanzialmente tirano il diaframma ricreando le pressioni toraciche e addominali, facendo circolare il cuore. Questo progetto ho contribuito con un modello computazionale, quindi al computer. Programmi anche? Sai programmare? Sì, avendo trascorso un anno in lockdown più o meno, avevo iniziato a fare un po' di roba al computer, oltre che a ricreare parte del mio sistema nella mia stanza, però. Certo. Terminata questa parte in laboratorio, Luca mi ha fatto vedere un po' il campus, perché comunque è molto figo e iconico anche quello. Questa è un'altra parte del nostro laboratorio e questa è la stampante che utilizziamo per i nostri cuori. Ok. Tipo questo. Ah, poi dovete chiaramente scalpellare. Sì, delle stampanti un po' più intelligenti riescono a stampare il supporto con un materiale diverso che poi è solubile. Però quel materiale, cioè, non è morbido come appunto dovrebbe essere il cuore. Esatto, come ci serve. Allora, vediamo, faccio sta roba da una vita, quindi quello che io dovrei fare è levare sta roba. Lasciamo stare, questo non è un progetto con cui io abbia niente a che fare, ma credo che siano tipo degli applicatori di preservativo. Ah, fantastico. Per gente, non so con quale problema. Certo, uno dice non riesco a mettere preservativi. In questo campo della ricerca com'è il razio uomini-donne? Allora, diciamo, da studenti secondo me è ok, perché comunque, per esempio, il mio programma, cioè, letteralmente fa il 50% donne e il 50% uomini, ok? Per trovare una posizione invece è un po' più difficile, perché comunque preferiscono sempre gli uomini, purtroppo. Ma soprattutto quando io ero in azienda, in tutto il team c'era solo una donna. E sì, non è esattamente il massimo. E rispetto a come te lo immaginavi, com'è veramente fare questa esperienza come l'MIT? Non mi aspettavo che domenica in realtà fosse vuoto l'MIT, sinceramente. Però meglio così. Pensavi che fossero più... Sì, pensavo fossero più bravi. Ah, più bravi. Godi di un bel nome, ma in realtà come le altre università. Rispetto agli altri centri di ricerca, come ti sembra? Vabbè, ovviamente hanno più fondi e poi comunque pubblicare secondo me è un po' più facile, perché comunque dici che sei dell'MIT e ti fanno pubblicare. Sì, c'è comunque purtroppo un bias che non ci dovrebbe essere, però. È il brand, il brand. Un po' il brand, sì. Siamo usciti da E25. Beh, carino qua. Che è accanto a E23 e non si è scoperto dove è E24. No, c'è un fortissimo odore di banana, come mai? Ce n'è meno del solito. Ma cioè, perché ci sono tutte queste banane? Qualcuno ha donato banane a tutti gli undergraduate dell'MIT. No, bueno. Eh sì, dammi una banana. Tanto, già che ci siamo, la mangio dopo. Grazie. Sono veramente tante casse di banana. Allora, adesso stiamo entrando nell'edificio principale dell'MIT, quello un po' più storico. Da notare i numeri a caso. Quello è 56, questo è 12. Non c'è un cane. Allora, qua ci sono, credo, tipo tutti i laboratori di material science. Ah, figo. Nanomechanical technology. Ma cazzo, effective altruism.
Quindi noi siamo sotto la cupola, la famosa cupola dell'MIT. Quindi tu non c'eri mai stato qua? Lasciamo stare, ma no. È molto carina come library. Sono contento che grazie a te mi hai dato questa opportunità. Ti sei visto questa cosa? Ah, qua c'è una lezione. No, saranno tipo dei gruppi. Non solo domenica, ma è spring break, teoricamente. Aspetta, perché lo spring break di Harvard non coincide con quello dell'MIT. Infatti io, appunto, avendo tipo lezioni di qua e di là, non ho mai uno spring break. Ci sono degli aspetti negativi, tipo, che ne so, la competizione, un clima teso? Un po' sì, secondo me di più gli undergrad, perché comunque loro vengono misurati. Cioè, gli studenti, dici, del triennio? Con i voti, mentre noi magari, cioè, facendo ricerche di tipo diverso. Ognuno fa le sue cose. Ognuno fa le sue cose, però un po' c'è anche là. Usciamo. Perché sono tutti un po' genietti. Genietti o finti genietti? O finti genietti. Ci sono dei finti genietti? Sì, ma quelli ovunque. Questo è l'ingresso principale dell'MIT, per questo te lo volevo fare vedere. Eccoci qua. Un po' cos'è la stanza dei maker. Perché Boston Dynamics, tra l'altro, è uscito dall'MIT. Sì, certo. Quindi avrà un'affiliazione con l'MIT. Allora, bottone. Eccoci qua. Questo è quello che ho visto nei video di YouTube. Allora, vorrei dire tante cose sulla storia di questa cupola, ma non le sai. Ma non le so. Luca, grazie mille. No, grazie a te. Vorrei anche salutare i miei amici Marco Catania e Edoardo Russo, che se lo meritano. Ciao. Grazie mille. E grazie a te per avermi fatto vedere la cupola dell'MIT. Aspetta di me, ovviamente. Si è conclusa così la mia avventura a Boston. È stata interessantissima. Sognavo da parecchio tempo vedere queste mega università americane e devo dire, mi sono piaciute. Poter intervistare soprattutto degli italiani che con sincerità mi hanno raccontato la loro esperienza è stato molto figo. Fatemi sapere infatti voi cosa ne pensate nei commenti e noi ci vediamo con la mia prossima avventura, spero.